quindi ancora definitivamente al 100% non so in quale formato verrà proposto, ma verrà proposto. E quindi adesso vorrei passare per chiudere la parola a Francesco Artibani, perché ci rassicuri sul proseguo della storia, tra l'altro le persone che oltre a Lorenzo e a Francesco stanno lavorando a questa fase 2 del grande ritorno sono Alessandro Sisti, Radio Salone, che non lo sa ancora, ma prima o poi, no, perché l'unica cosa che temo, non è l'entusiasmo, ma sono i nostri tempi, perché come dicevo prima abbiamo sempre un settimanale comunque da comporre, per cui mi sembra che sto alzando sempre di più la sfida e non vorrei mai che prima o poi mi si ribellasse, ma ce la faremo, vero Francesco? Argantissimo come la volta scorsa, quindi lavorando a tutta tranquillità. E sì, comunque confermo che ci saranno queste nuove storie e non possiamo dire nulla chiaramente dei contenuti. Sicuramente la continuità della serie sarà mantenuta, gli sviluppi che sono stati annunciati alla fine di Potere e Potenza saranno appunto portati avanti, quindi ci saranno cose vecchie, cose nuove. Che dire, insomma, l'entusiasmo è quello di tutti, condiviso da tutti, e credo insomma, che lavorando con Lorenzo anche per questa nuova storia cercheremo di fare bene, se possibile, di fare anche meglio di quanto è stato fatto per Potere e Potenza. Significativamente stiamo lavorando con questa tempistica, la stagionalità in ogni tempo, tarda primavera e autunno, giusto per lasciarti lì con il sospeso ma non troppo. Speriamo di rispettarla, se non riusciremo a rispettarla non ci divogliate, perché in realtà quello che vogliamo fare davvero è cercare di accontentare al meglio tutti, e quindi adesso il tema di pick-up è forte, ma sono fortissimi anche tutti gli altri temi, e ne abbiamo avuto una piccola dimostrazione, grandissima, ma piccola perché comunque siamo solo una parte del grande team di Disney Panini, e per cui vorrei chiudere con un applauso per tutti noi. Allo showcase alla chiesa di Cerri.